Un giorno, il capo di un villaggio Cherokee decise che era arrivato il momento di insegnare al suo nipote prediletto un'importante lezione di vita. Lo portò nella foresta, lo fece sedere ai piedi di un grande albero e iniziò a raccontargli della lotta che ha luogo nel cuore di ogni essere umano. «Caro nipote, devi sapere che nella mente e nel cuore di ogni essere umano vi è un perpetuo scontro. Se non ne prendi consapevolezza, rischi di spaventarti e questo prima o poi ti porterà ad essere confuso, perso e vittima degli eventi. Sappi che questa battaglia alberga anche nel cuore di una persona saggia ed anziana, come me. Nel mio animo dimorano infatti due grandi lupi, uno bianco, l'altro nero. Il lupo bianco è buono, gentile e amorevole, ama l'armonia e combatte solo per proteggere se stesso e il suo branco. Il lupo nero, invece, è scontroso, violento e rabbioso. Ogni piccolo contrattempo è un pretesto per un suo scatto d'ira. Egli litiga con chiunque, continuamente, senza ragione. Il suo pensiero è ottenebrato dall'odio, dall'avidità e dalla rabbia. Ma la sua è una rabbia inutile, perché non gli porta altro che guai. Devi sapere che ci sono giorni in cui è davvero difficile vivere con questi due lupi che lottano senza tregua per dominare la mia anima. Al che il piccolo Cherokee chiese ansiosamente al nonno: «Ma alla fine, quale dei due lupi vincerà?» Il capo indiano rispose con voce ferma, per sovrastare il rumore del vento che scuoteva le fronde degli alberi della foresta: «Entrambi. Se nutrissi solo il lupo bianco, quello nero mi attenderebbe affamato nell'oscurità e alla prima distrazione attaccherebbe a morte il lupo buono. Se al contrario gli presto la giusta attenzione, cerco di comprenderne la natura ed imparo a sfruttarne la forza e la potenza, nel momento del bisogno, i due lupi potranno convivere pacificamente nel mio animo.» Il ragazzo sembrò confuso. «Com'è possibile che vincano entrambi? Nonno!» L'anziano Cherokee sorrise al nipote e continuò il suo racconto. «Il lupo nero ha molte qualità, di cui tutti noi possiamo avere bisogno in determinate circostanze. Egli è temerario e determinato, astuto e capace di ideare strategie indispensabili per dominare in battaglia. I suoi sensi sono affinati e i suoi occhi, abituati alle tenebre, possono scrutare anche il minimo movimento e salvarci così da un'imboscata notturna. Insomma, se sapremo addomesticare il nostro lupo nero, egli potrà dimostrarsi il nostro più valido alleato. Se darò ad entrambi da mangiare, i due lupi non lotteranno tra loro per conquistare la mia mente e potrò scegliere io a quale lupo rivolgermi ogni volta che ne avrò bisogno. Ricorda, la rabbia repressa, come il lupo affamato, è molto pericolosa. Caro nipote, devi comprendere che non dobbiamo reprimere o affamare nessun aspetto del nostro carattere. Per controllare la rabbia e gli altri lati oscuri che si nascondono nei meandri della nostra mente, dobbiamo imparare a conoscerli, non reprimerli, ma accettarli e saperli utilizzare nelle circostanze più adatte. Solo in questo modo la lotta interiore tra i nostri due lupi cesserà».